Movimento 5 Stelle, grazie. Sì, la ringrazio. Va bene, se non... Deputato Ferraresi, prego. Grazie Presidente, noi voteremo favorevolmente anche perché ci mancherebbe che questa norma transitoria non ci fosse, sarebbe veramente un pasticcio immane e ci sarebbero veramente migliaia di avocazioni. Ma non posso che stigmatizzare le parole del collega Ermini che dice che faremo un ordine del giorno su questo provvedimento per intervenire sulle risorse alle procure. Sono solo 2 anni e mezzo, collega Verini, che noi facciamo emendamenti per dare risorse alla giustizia che voi bocciate e vi svegliate adesso a dire che le procure hanno bisogno di risorse. Almeno la decenza di tacere. Grazie. La ringrazio. Deputato Sisto, prego. Presidente, pur concordando con la necessità di offrire le massime risorse agli uffici giudiziari, vera Cenerentola nella lettura della suddivisione, diciamo così, delle somme necessarie per garantire, nonostante il FUG, una giustizia efficiente, Forza Italia voterà contro questo emendamento e spiego perché. Perché il tempus regit actum subisce, cioè una norma processuale che entra in vigore esattamente nel momento in cui viene promulgata, una inaccettabile deroga che lede il diritto di imputati e persone offese. Io credo che questa norma, anziché far decorrere, è di immediato vigore secondo i principi generali, ma se proprio ci voleva una deroga, la deroga andava indirizzata agli avvisi di 415 bis depositati successivamente al vigore della norma. Cioè l'iscrizione a modello 21 non è un discrimine, secondo me, utile per lo spirito della norma. Noi ci preoccupiamo del 415 bis, dell'avviso di conclusione delle indagini. Qualcuno mi deve spiegare perché coloro che hanno un 415 bis successivo al vigore di questa norma non devono poter usufruire della certezza del termine per la definizione della loro posizione, indagati, imputati o persone offese che possano essere. Credo che questo motivo, quindi di ingiustificata disparità di trattamento, sia una più che valida ragione, per quanto, ripeto, di ragione, per cui Forza Italia voterà in modo contrario a questo emendamento, nella speranza che il Senato possa rivedere questa posizione. La ringrazio collega Sisto, la collega Rossomando, prego. Ah, sull'articolo, no, chiedo scusa perché l'aveva segnato la Presidente, interviene dopo. Quindi su questo emendamento non ci sono altri interventi, pongo in votazione l'1151 Ermini, dichiaro aperta la votazione. Pareri tutti favorevoli. Greco. Duranti. Palese. Gallo Luigi. Chi non riesce a votare? Costantino sta andando a votare. Bene, dichiaro chiusa la votazione. 358 favorevoli, 48 contrari, la Camera approva. Votazione dell'articolo 11. C'era la collega Rossomando, prego. Grazie Presidente, colleghi, ma noi con questo articolo ci occupiamo